il 90% presso la clinica Madrigale di Milano. E si trova in centro a Milano, vicino a Piazza Duomo. La diagnosi perinatale, diagnosi e consulenza, due momenti diversi. La diagnosi, diciamo, un fatto tecnico, la consulenza, un fatto umano. Facendo questa diapositiva, che è uno schema semplicemente delle tappe, diciamo, storiche della diagnosi perinatale, mi sono resa conto che quando Valenti a Roma si è azzardato a fare un primo prelievo di fluido amniotico nel 1955 senza quello dell'ecografia, ero già al mondo, quindi sono storica anch'io. Dopodiché più o meno ho seguito, visto e sto vedendo svilupparsi della tecnica, fatto fondamentale, perché la tecnica risponde a una richiesta. Perché si sono sviluppate queste tecniche di diagnosi prenatale? Perché si è cercato negli anni di trovare modi differenti, più comodi, più sicuri, più pratici, più rispondenti al bisogno delle donne, perché le donne desiderano la diagnosi prenatale, o meglio, le donne non desiderano la diagnosi prenatale, le donne desiderano essere rassicurate dalla diagnosi prenatale. Nessuna donna che io abbia incontrato, sono, devo dire sinceramente, tante, che abbia incontrato dopo una diagnosi, è grata a quella diagnosi. In realtà è molto sofferente per la diagnosi, si avvia la diagnosi con molte aspettative di essere tranquillizzata. Qui adesso, vabbè, sono le tappe principali, prelievi invasivi, cosiddetti, ecografia e poi diciamo, la novità esclusiva del test non invasivo. Ora ripiegherò brevemente un po' come sta cambiando il mondo della diagnosi prenatale per poi capire come deve cambiare e migliorare il mondo della consulenza. Allora, tutte le tecniche di diagnosi prenatale identificano le anomalie cromosessuali. Invece, le tecniche di screening, il test combinato, la cosiddetta traducenza nucale e l'esagere dei ormoni materni, o l'ecografia, invece, che sono nati per identificare le trisomie, non identificano di fatto le anomalie dei cromosomi sessuali. Quindi, adesso che ci sarebbe questa nuova prospettiva, che però per esempio la nostra regione ha completamente rifiutato, non accettando i nuovi LEA, questa nuova prospettiva dice l'età materna non è più un criterio di accesso alla prenatale. Abbiamo martellato le donne per 30 anni dicendo loro attenzione, sei in età avanzata, attenzione è più rischio, tu puoi portare la prenatale. Basta, questa cosa non si deve dire più, si deve dire ad ogni donna, se desideri possiamo guardare in generale con un esame che adesso è anche molto sofisticato e complesso, cioè il test combinato, se ti collochi in una fascia di rischio alto o una fascia di rischio basso, un dato probabilistico. Questo test si basa sull'osservazione ecografica e sul prelievo e diciamo in un certo senso tende, anzi in un senso molto concreto, tende a orientare l'uso della diagnosi prenatale invasiva solo per gli embrioni che mostrano un livello di rischio alto. Per cui l'utilizzo universale dello screening del test combinato tende a ridurre l'uso della procedura invasiva, questo è il dubbio. Soprattutto perché oggi le donne vecchie sono tantissime, 20%, da noi anche un po' di più, mentre quando è stato fatto il famoso decreto Bindi erano solo 5%, quindi oggi se si andasse a chiedere tasse sarebbero tantissime procedure invasive, sapendo che perderemmo molte diagnosi che sono nella categoria di donne più giovani. In effetti, con lo screening, diciamo, test combinato, le diagnosi prenatali attese e realistiche e realizzate di anomalie dei cromosomi sessuali sono molto poche. Quindi, se noi usassimo solo gli screening, di fatto retrocederemmo nella percentuale di feti identificati con alterazioni numeriche. E certo, forse un po' per la cromosoma X, perché il cromosoma X può dare segni ecografici. Le altre anomalie non danno di regola segni ecografici se sono presenti, possono essere anche una coincidenza. Però questa, diciamo, regressione numerica di fatto è già stata ovviamente superata dall'arrivo prepotente, violento e anche poco controllato delle tecniche
sono, diciamo, cambiati paradigmi diagnostici, bassa l'età, screening per tutti, le donne che sono viste mettere in una condizione di probabilità e non di diagnosi, hanno subito aderito all'offerta di miglioramento della probabilità attraverso una diagnosi che in realtà è uno screening, però già molto più accurato, si basa sul genotipo di quanto sia l'ecografia con un dato morfologico. Quindi a questo punto, se tutte le donne che hanno un test combinato a basso rischio accettassero la proposta di sottoporsi al test DNA circolante, ovviamente recupereremo, stiamo recuperando una grossa percentuale di diagnosi prenatali. Diagnosi che però vanno controllate, perché il test DNA fetale proprio sulle anomalie di XY ha dei grossi limiti ancora. Quindi, test combinato, alto rischio, è ragionevole, giusto, secondo me, anche per come è diventato il nostro sistema sanitario, proporre una procedura invasiva, eseguire esami genetici, arrivare a una diagnosi, non solo cromosomica, anche più accurata, più raffinata. Basso rischio da test combinato, è giusto discutere l'esistenza di questo test, un test che non è ancora entrato nell'ambito dei DEA, ma esiste anche negli ospedali, che l'abbiamo attivato da poco all'interno del percorso ospedaliero, la donna lo deve pagare. Questo test di DNA ci darà alto rischio, basso rischio. Se il rischio è alto, si deve dire allora il test ha dato un rischio alto, però la diagnosi viene sotto controllo con una tecnica invasiva. Ora voi immaginate un po' una donna che ha scelto di eseguire il test combinato, perché poi gli viene proposto quello adesso, ha un rischio basso, dice vabbè, rinforziamo per quanto riguarda la diagnosi, soprattutto pensando alla sindrome di Down, riceve un rischio alto per anomalie dei cromosomi sessuali. A quel punto è del tutto impreparata, anche nella migliore delle ipotesi, diciamo di un percorso con un buon pretest, e soprattutto si sente dire che se andiamo a fare una procedura invasiva, diciamo una biocentesi, noi siamo a favore della biocentesi dopo il DNA fetale positivo, solamente nel 57% dei casi, che sono dati sia nostri sia della letteratura attuale, noi confermeremo quella fotografia. Allora la donna dice, scusate, ditemi bene che cosa comporta questa fotografia, poi deciderò se mi interessa fare un controllo diagnostico, rischiando poco, perché è uno su 200, uno su 300, di perdere la gravidanza con la concentrisi. E queste donne, in effetti, questo vedo che è un po' male, comunque, le donne si comportano in modo molto differenziato a seconda del tipo di anomalie di cromosomi sessuali che il test del DNA fetale ha portato alla luce. Si comporta in modo diverso perché? Perché chi vuole un controllo diagnostico? Quale coppia insiste per eseguire subito una biocentesi? La coppia che a fronte della prima comunicazione non è tranquilla, non sa, è in dilemma, non sa ancora come si comporterà, non esclude l'interruzione di gravidanza, quindi vuole subito un controllo, perché senza il controllo, in ogni caso, nessun centro di diagnosi prenatale pubblico accoglierebbe la richiesta di interruzione. Quindi il controllo ha una valenza di aprirsi anche una strada, magari per avere più tempo per riflettere. Il controllo non lo chiede quella coppia che a fronte di un percorso di consulenza, approfondimento, adesso poi vediamo un po' il percorso che a noi sembra corretto offrire, dice no, un momento, io il bambino lo accolgo, non mi interessa sapere se è vero, anzi posso coltivare anche una bella speranza che non sia vero, perché comunque la notizia non è semplice da accogliere. E quindi attenderò dopo la nascita di fare il controllo. Però noi abbiamo già osservato che una certa quota di donne che appunto hanno notizia di positività, discusso il controllo, lo rifiuta e pensa a controllare dopo, poi non si presenta al controllo. Nasce il bambino, per il bambino, la bambina sempre questo. E quindi in qualche modo questo dato viene minimizzato, viene, tra virgolette, un po' rimosso. E allora vediamo che alcuni subito poi il controllo con la nascita, altri no. Aspetto, devono essere richiamati, perché se la si ricorda che lei ha un dato dubbio, che è importante.
controllo dopo la nascita, sono due concetti molto diversi. Per i genitori, se noi guardiamo la letteratura, si vede, vabbè, c'è Cipollino che aiuta, lo dico io, è 54-62, quel numero c'è chiaro, i genitori, una serie di studi nel complesso, colgono l'opportunità della diagnosi per interrompere la gravidanza. Poi non sono dati storici, uno dice qui parliamo degli anni 80, 90, attenzione, non è proprio così, era ben spiegato, detto il professor Foresta, in realtà in alcuni paesi ancora noi abbiamo percentuali molto elevate di richieste di interruzione, quindi che opportunità è per i genitori la diagnosi, in questo caso per i genitori, non certo per il nascituro, quale rischia la vita o la diagnosi o la perdita. Poi diciamo la letteratura ci dice anche la nostra esperienza che se noi conduciamo bene la consulenza e qui entriamo nel fatto umano, comunicativo, informativo, di sostegno, di comprensione, di relazione, di ampliamento dell'orizzonte, vediamo che la percentuale in effetti di interruzione di gravidanza si riduce in modo abbastanza naturale. I francesi fanno vedere da un 46-11%, che è esattamente quello che abbiamo osservato noi dagli anni 80 agli anni 2000, è andato calando, man mano che noi siamo diventati più esperti sulla sindrome, quindi ci siamo spiegati meglio, siamo diventati più capaci di dare ai genitori una visione realistica, poi vabbè, anche con adesso attualmente un maggiore contatto con quelle che sono le associazioni e chi vive all'interno di questa, diciamo, condizione, una vita normale. Però guardate che nel 2015 i danesi ancora ci dicono un 40% delle nostre donne che interrompe la gravidanza. Allora, che cosa mi sembra importante per la diagnosi? Quando c'è la diagnosi, la diagnosi viene chiesta, le donne la vogliono fare, adesso che c'è la non invasiva la vogliono fare tutte. Non si rendono conto di quello che può essere l'impatto della diagnosi. Quindi la comunicazione, la conoscenza del quadro clinico, l'offerta dopo una prima comunicazione di un approfondimento multidisciplinare, il contatto con le associazioni, tutti questi sono elementi che non possiamo eludere. Come diceva Alberto, siamo stufi, sì, siamo stufi di doverci ancora adattare e di dover rimediare, se come si può, a una cattiva impostazione della consulenza dopo la diagnosi. E questo purtroppo è un problema molto ampio e si amplificherà molto perché, per esempio, il test di DNA fetale si fa in gran parte oggi ancora negli studi privati del singolo ginecologo, il quale singolo ginecologo, quando anche lui fa il primo esame, lo spedisce. Pensa, vabbè, questa donna sarà contenta, di grande basso rischio, ma non immagina se però emerge un doppio X, emerge un 47, emerge un triplo X, come mi sono attrezzato, come mi sono preparato, che cosa ho, diciamo, pronto affinché lei possa, io l'ho spiegato prima, no, vabbè, meglio di spiegare la cosa perché magari legge con la gente, e vabbè, come glielo dirò, come glielo dirò? Io faccio spesso questa domanda, quando ricevo le richieste di consulenza di seconda opinione, per me è molto importante capire cosa è successo tra la diagnosi e, diciamo, la richiesta di consulenza al nostro ambulatorio. A volte sono contenta perché in pratica la donna mi dice, beh, sono stata convocata dal centro dove ho fatto la diagnosi, mi è stata offerta una consulenza il giorno stesso e al telefono non mi hanno detto nulla, mi era sembrato una crudeltà, ma poi ho capito che mi ha aiutato e dico, ma perché viene da me, voglio parlare anche con lei, ma sono persone che hanno già avuto l'opportunità comunque di affrontare il dato del
chieda, lui magari si conosce un genetista, ecco, e in questi casi a volte io ho ricevuto, lo dicevo da parte ieri sera, telefonate di colleghi che in buona fede, posti in assenza di due parole, mi dice, devo chiamare una signora, cioè X, Y, questi sono quelli violenti o quelli sterili? Cioè vi giuro che ho ricevuto non una, ma qualcuna di queste telefonate. Allora, di fronte a questo collega, magari quando ero più giovane, forse non anche più certa, dicevo, beh, ma guarda, non è così semplice. Adesso sono drastica, dico, non aprire bocca. Perché non è giusto, perché non è ammissibile che al telefono si dicano sommariamente cose che rimangono impresse per sempre. Voglia dopo a recuperare, a dire, ah, ma dottoressa, lei mi dice così perché è anti-abortista. Sicuramente mi sta spingendo a tenere il bambino. Il mio ginecologo mi ha detto che non sono normali. E quindi è veramente, diventa una sorta di lotta tra informazioni. L'ultimo caso che c'è, la signora è in sala d'attesa e riceve su WhatsApp, sta guardando WhatsApp, non so, forse delle amiche, dei figli, e poi viene fuori e viene in ambulatorio, dice, ecco, mi hai colto il ferro su WhatsApp. Non è male, magari mentre guidava la macchina. Quindi, in realtà, noi dobbiamo assolutamente promuovere, ma non perché siamo un centro più grande, un centro più nuovo, un centro più grande, dobbiamo, ognuno che abbia le qualità per Natale, deve promuovere un modello. Non si può lasciare al caso, è troppo grave e le conseguenze sono, direi, anche difficili da comprendere nella loro complessità. Non è solo una signora interrotta la gravidanza perché non è informata bene, può essere anche una signora che ha avuto un bambino che poi non vuole, perché noi non possiamo scherzare con la vita e con la morte. E nella diagnosi prenatale chi chiede un test, chiede per avere una notizia, perché nella sua mente c'è, cioè, aperto sempre la doppia strada. Quindi in tutti i sensi noi non possiamo lasciare al caso. Quindi bisogna mettersi d'accordo prima della diagnosi, cosa succederà all'arrivo del referto. Bisogna illustrare almeno brevemente le tipologie di referto. Bisogna decidere chi dà la prima comunicazione. Bisogna preparare gli approfondimenti perché le persone vogliono andare fuori. Bisogna lasciare tempo. Bisogna anche sempre tenere il sostegno sulla scelta, perché la donna che si sente dire, signora, guardi, aspetta un bambino che ha 47, tranquilla, è una cosa molto lieve, comunque non si ammortisce. La donna in quel momento reagisce molto negativamente. Questo l'ho imparato nel tempo, le persone hanno bisogno di sentire che nessuno si mette di fronte a loro rispetto a una decisione imprenatale. Per cui se siamo qua, dobbiamo insieme imparare a conoscere, dobbiamo fare un percorso, ci vuole tempo, lei ci dirà e siamo qua per aiutarla comunque. Questo tranquillizza enormemente. La percentuale di aborti scendono in modo naturale se ci si lavora bene. Quindi, due punte positive, bisogna capire che cosa viene la prima comunicazione, per esempio della serenità, diciamo che sì, la persona non è già informata, da WhatsApp, se non ha già guardato 72 siti, blog e forum, eccetera. Bisogna dire prima c'è un neonato, magari, poi c'è un bambino, forse, e poi c'è un adolescente, di solito, e poi c'è un adulto, se un fortunato vive e campa tutta la vita, ma non c'è un feto sterile, che pure è la prima notizia. Questo, e bisogna raccordarsi con il post natale, sentirete adesso la presentazione, che dice perché è importante dare la prospettiva di cosa succede dopo, ma sul bambino. Le aree iniziali che vedo io sono cattiva, scarsa informazione dei professionisti. Dobbiamo fare di più, dobbiamo anche rinunciare, basta, col buonismo, senti, non dire più questa cosa. No, se mi dice ancora una volta e ti denuncio. Sì, professionale. Poi bisogna preparare le coppie meglio, bisogna avere a che fare col web e bisogna anche confutare il concetto di bambino perfetto. Ogni bambino è un bambino e in questo senso è perfetto, ma l'immagine che abbiamo favorito anche nelle nostre consulenze prenatali ovviamente è un'immagine che non permette più alla donna, se non è normale, è un bambino normale, comunque non fa di più. Quindi questo è un lavoro culturale, l'organizzazione.
dati